Sono con Mario Maggiani, direttore generale di Ucima. Mario, buongiorno. Buongiorno a te. Quali sono nel futuro le alleanze politiche che comunque state preparando? Ma guarda, ti dirò, adesso non vorrei cadere nel banale, però purtroppo il grande problema che abbiamo noi, che ha tutta la meccanica strumentale in generale, è quello di essere poco considerato. Cioè quando si va nelle sedi ministeriali, dico, ma anche a livello di governo, di Parlamento stesso, si parla sempre di pasta, si parla sempre di mobili, si parla sempre di moda, di abbigliamento, e la meccanica strumentale, in particolare le macchine per il packaging, che sono leader all'interno della meccanica strumentale, non vengono mai considerate. Siamo probabilmente, come dire, poco appealing. Peccato che se andiamo a vedere il saldo della bilancia commerciale ci accorgiamo che il nostro settore è uno dei settori che in assoluto contribuisce di più. Il saldo è sempre positivo e quindi contribuisce maggiormente al prodotto interno lordo del nostro paese. Ecco, uno degli obiettivi che ci poniamo nell'immediato, ovviamente ci vuole del tempo anche nei prossimi anni, è proprio quello di cercare di far meglio comprendere ai cosiddetti stakeholder, parola che riunisce un po' tutti, ma tanto ci intendiamo, l'importanza di questo settore. Quindi a questo settore si devono dedicare tutte le attenzioni necessarie, che molto spesso tendono ad andare su altri settori che, ripeto, sono più appealing, ma alcune volte molto meno produttivi da un punto di vista economico. Sì, Mario, consentimi anche di sottolinearlo, perché comunque sappiamo anche quanto l'industria italiana sia riconosciuta e quanto sia apprezzata all'estero per la propria tecnologia, sia per le macchine di processo che per la macchina del packaging. Quindi siamo sicuramente in un ambito in cui a livello di fatturato e di esportazione abbiamo dei numeri molto importanti che vanno sicuramente considerati e curati anche a livello politico. Ma assolutamente. Intanto teniamo conto di una cosa, cioè i costruttori di macchine per l'imballaggio italiani sono i primi al mondo, cioè è uno di quei rari casi in cui noi riusciamo ad essere davanti anche ai tedeschi. Il fatturato complessivo di settore è di poco superiore agli 8 miliardi, 8,2 miliardi di euro, quello dei tedeschi è di poco superiore ai 7, cioè abbiamo una leadership che ci è riconosciuta a livello internazionale. Negli altri settori, sempre ripeto, parlando di meccanica strumentale, siamo generalmente i secondi o i terzi. Il fatto di essere i primi ci porta veramente, come dire, nella parte più alta in assoluto della classifica dei settori che producono. Ecco, queste cose vorremmo venissero maggiormente, ancor prima che apprezzate, maggiormente conosciute da parte di tutti. Sicuramente un'attività molto importante, quindi auguriamo buon lavoro ad Ucima e a Mario Maggiani. Grazie. Grazie mille e grazie a voi.